Per il prossimo passo si tratta di muoversi, diciamo, dallo spazio, dagli spazi vettoriali generici a quelli che sono spazi di funzioni. E questo perché il mio obiettivo finale è quello di decomporre, cioè di portarvi alla conclusione che è possibile decomporre delle funzioni arbitrarie in una base di funzioni più semplici o autofunzioni. E molti dei concetti che abbiamo visto per gli spazi vettoriali si applicheranno anche per questo campo della matematica più vasto e più complesso. Però ci voglio arrivare per gradi, non seguendo necessariamente gli step rigorosi richiesti da un insegnamento appunto della matematica, come si dice. Per farlo vi do una motivazione fisica. Allora, Fourier, grande matematico, anni fa, adesso non so neppure quanti, si proponeva di risolvere un problema fisico impreciso, ovvero quello di studiare l'equazione del calore, cioè quella che determina la propagazione del calore in un mezzo. E si dà il caso che l'equazione del calore è una equazione differenziale alle derivate parziali, ovvero è un'equazione in cui la variabile, che può essere indicata con y, u o in qualunque modo vogliate, dipende da due variabili o più. In questo caso, per semplificare, si usa una variabile spaziale, chiamiamola x, e una variabile temporale. Quindi avremo la nostra funzione, chiamiamola y, che sarà una y di x e t. Va bene? E questa è determinata da un'equazione che può essere scritta in forma, con una certa notazione molto sintetica, in questo modo: yt meno yxx uguale 0. Questa notazione, quindi dove al pedice abbiamo messo tempo e spazio, indica la derivata. Quindi yt significa derivata prima rispetto al tempo, yxx significa derivata seconda rispetto allo spazio. E il segno meno è importante perché a seconda appunto del segno qui si trovano soluzioni di un tipo o di un altro. Questa è un'equazione, diciamo, alle derivate parziali e, diciamo, quindi per risolverla bisogna risolvere così l'evoluzione nel tempo e come evolve il profilo di questa variabile, che poi sarà la temperatura, nel caso del problema fisico, nello spazio. Per fare questo lavoro, Fourier è ricorso alla separazione di variabili, che è una tecnica molto importante che non sempre si può applicare, ma che permette in tanti casi di risolvere equazioni differenziali. La tecnica della separazione di variabili cioè consiste nello scrivere la funzione di due variabili, in questo caso x e t, come prodotto di una funzione della sola x per una funzione del solo tempo, in questo modo. Adesso, avendo ridotto la funzione a un prodotto di due funzioni, possiamo applicare le derivate rispetto al tempo e rispetto allo spazio a questo prodotto. E si vede che questo permette di scomporre l'equazione in due diverse equazioni, che dopo aver opportunamente manipolate, quindi semplicissime manipolazioni algebriche, si riduce a questo. Vale a dire un membro di sinistra dipendente solo dal tempo e un membro di destra dipendente solo dallo spazio. Qui ho indicato con l'accento, diciamo, questo segno di apostrofo sopra per indicare l'ordine della derivata. Qui a sinistra abbiamo solo la derivata rispetto al tempo, perché t dipende solo dal tempo, e a destra abbiamo la derivata rispetto allo spazio. Come si vede, il membro di sinistra dipende solo dal tempo, il membro di destra dipende solo dallo spazio. Il che significa che, perché questo sia vero, entrambi i membri devono essere uguali ad una costante, chiamiamola c. In verità poi spesso si indica con lambda, perché lambda è così il simbolo universale per indicare gli autovalori. E gli autovalori che ho già accennato prima parlando degli spazi vettoriali. Quindi, adesso senza starvi a fare tutti i passaggi, sostanzialmente Fourier vede che la soluzione per il tempo è una funzione del tipo esponenziale, che quindi è una cosa del tipo t grande di t è uguale a una t di 0 per e alla lambda t. Quindi è un esponenziale con esponente lambda che sarà un certo autovalore, un certo valore che non conosciamo. Invece la parte spaziale è un'equazione differenziale del secondo ordine per x che ha soluzioni oscillanti, tipo seno e coseno. E quindi la soluzione per la parte spaziale è questa: x grande di x per
è un certo. Vabbè, io la scrivo così come riportata qua, ma sappiate che i coefficienti davanti a seno e coseno sono, beh, li dovete determinare voi. Vi scrivo quello che la soluzione è scritta in questa pagina di Wikipedia e ve la spiego adesso. Quindi questa è la soluzione della parte spaziale. Come vedete c'è una componente in seno con un certo coefficiente x'0 e una componente in coseno con un certo coefficiente x0. E l'argomento di seno e coseno è radice di meno lambda per x in entrambi i casi. Ora, questa soluzione però risolve un caso particolare. In generale, diciamo, a seconda delle condizioni al bordo, i coefficienti x'0 e x0 saranno arbitrari. Allora, quello che bisogna fare per trovare la soluzione di questo problema è scomporre. Innanzitutto determinare quali sono i possibili valori di lambda, date le condizioni al bordo. Il motivo per cui non tutti i valori di lambda vanno bene è che le funzioni seno e coseno si annullano per multipli interi di pi greco. E quindi se noi per esempio imponiamo che il nostro x grande, la nostra funzione spaziale, si annulli al bordo, abbiamo bisogno che l'argomento, quel radice di meno lambda x, al bordo sia un multiplo di pi greco. E quindi viene la condizione lambda uguale, in questo caso, meno n quadro pi greco quadro. Dov'è? Esatto. Questa è una condizione che possiamo chiamare di quantizzazione, in un certo senso. N è un numero intero e pi greco è pi greco, insomma. Quindi questo ci dice che lambda non può assumere qualunque valore, ma solo determinati valori. A questo punto, noi non sapendo in principio quali sono i valori di n, cioè n può essere qualunque, noi dobbiamo, per risolvere l'equazione, dobbiamo espandere la condizione iniziale, che è il valore della temperatura, in questo caso della nostra funzione y, al tempo t uguale 0, nella base di queste funzioni seno e coseno. E ciascuna di queste sarà moltiplicata per un certo coefficiente. Quindi possiamo dire che, beh, vi do semplicemente la soluzione. La soluzione è una combinazione lineare di funzioni seno e coseno, con opportuni coefficienti. Ora, ciascuna funzione seno o coseno avrà un proprio autovalore lambda con n, dove n è l'ordine di questo autovalore, cioè diciamo così l'autovalore corrispondente a un certo valore di n. E a ciascuno di questi corrisponde una funzione esponenziale del tipo e alla lambda, lambda t, e lambda deve essere lo stesso, in modo che la soluzione finale è una combinazione lineare di questo tipo. Quindi y di x e t è una somma su n che va da 1 infinito, quindi tutti i valori di n possibili, di questi coefficienti c con n che vengono dall'espansione della condizione iniziale, e alla meno n quadro lambda quadro t, che è l'autovalore, cioè i valori gli autovalori per diversi n, per seno di n pi greco x. Ora, questo n, il fatto che qui ci sia solo seno e non coseno dipende evidentemente dal fatto di aver scelto una particolare condizione al bordo. In questo caso, in generale, possono esserci sia seno che coseno. Comunque, l'importante è che vediate che ci sono dipendenze spaziali determinate da queste funzioni di base, che sono seno di n pi greco x, moltiplicate per una funzione esponenziale nel tempo a cui corrisponde un autovalore che è n quadro lambda quadro t. Questo significa che noi non abbiamo più la funzione di partenza che evolve globalmente, secondo l'equazione del calore, equazione di diffusione, equazione di Fourier, chiamiamola così, ma abbiamo tutta una serie di autofunzioni, che sono questi seni di n pi greco x, ciascuno moltiplicato per una funzione esponenziale. Quindi in questo caso, all'aumentare del valore di n, quindi dell'ordine dell'autovalore, la funzione decresce più rapidamente. E quindi gli ordini più alti decrescono più in fretta, ma la soluzione completa è data solo dalla somma su n che va da 0 a infinito. Quindi questo è il primo esempio di una decomposizione di funzione in una serie, in una base di autofunzioni, ed è stata trovata da Fourier.
Ora, sulla base di questo si sviluppa la teoria di Fourier. La teoria di Fourier che comprende sia la serie che la trasformata, ma io qui per motivi pratici parlerò solo della serie di Fourier perché la trasformata in verità ci porterebbe lontano da quello che è l'obiettivo di questa serie di video. La serie di Fourier consiste proprio nella possibilità di espandere una funzione, in questo caso una funzione periodica, perché come vedremo l'espansione è fatta in segni e coseni, che sono funzioni periodiche, appunto in una base di segni e coseni, che sono funzioni semplici, che hanno delle proprietà, diciamo, analitiche molto, molto elementari, per cui per esempio applicare la derivata rispetto all'argomento di un seno riporta da meno coseno e la derivata del coseno da esattamente seno, quindi o viceversa. In ogni caso, i segni me li sbaglio, me li confondo sempre. Comunque la derivata di uno uguale a meno è meno l'altro. E in un caso invece la derivata di uno è uguale all'altro. Quindi senza neppure dover cambiare segno. Quindi i segni e coseni sono molto semplici su cui lavorare, quindi operazioni su una funzione complessa, che può essere non esprimibile analiticamente, si può ridurre a una serie di operazioni su segni e coseni. Adesso vi scrivo qualche altra formula che riguarda la teoria di Fourier, ovvero il modo in cui si possono decomporre delle funzioni in una serie di segni e coseni, e sostanzialmente le formule sono molto semplici, sono semplicemente una generalizzazione di quello che ho scritto adesso per l'equazione del calore. Allora, quindi la decomposizione di Fourier di una funzione di solito, anzi in generale ha questa formula, quindi assumiamo una dipendenza dal tempo, quindi una f di t è uguale a un certo coefficiente costante più la somma su n che va da 1 a, qui indichiamo n grande perché è una serie con un numero finito di termini, coefficiente a con n per il coseno di nt più un b con n seno di nt. Quindi è una decomposizione in segni e coseni con opportuni coeffici. E i coefficienti di Fourier si calcolano come semplicemente calcolando l'integrale di. Aspettate che trovo la formula che me la dimentico sempre, eccola qua. Semplicemente i coefficienti di Fourier equivalgono alla proiezione, anche se intuitivamente non si capisce bene cosa significhi, di questa funzione su ciascuna delle funzioni di base, in questo senso. A con 0 è semplicemente l'integrale sull'intervallo, che in questo caso indichiamo con t, della funzione stessa, quindi senza moltiplicarla per alcuna altra funzione, quindi questo ci dà il termine costante, t è la lunghezza dell'intervallo. E le altre componenti, quindi dico solo a con n, ma lo stesso vale per b con n, invece prevedono di integrare sempre su questo intervallo la funzione, però stavolta moltiplicandola per la funzione di base corrispondente, quindi in questo caso il coseno. Quindi questa formula invece ci dà i coefficienti a con n, quindi abbiamo la f di t, questa volta moltiplicata per il coseno di 2π greco su t nx. Quindi questo equivale a proiettare la funzione sulla base dei coseni e lo stesso vale per i seni. Questa è una cosa che vale in generale e diciamo per la serie di Fourier è molto semplice, vedremo che poi ci sono altre possibili espansioni, le funzioni si possono espandere non solo in serie di Fourier ma anche in altri tipi di serie, ma questo lo vedremo in un altro video.